Ciao a tutti ragazzi, è giorno 15 del secondo segmento di 90, di 30 giorni del Beginning to Start e oggi vi volevo far vedere la nostra stanza che abbiamo in Cornovaglia. Questa è la nostra stanzetta, ok? E qui scusate il déshabillé, così insomma senza pantaloncini, senza le mutande, ma stamattina, credetemi o no, siamo andati sulla spiaggia con il sunrise, sarai quindi con l'alba, ok? E niente, pioveva, ora c'è un po' di luce, ha smesso di piovere, ci sta venendo fuori anche un po' di sole, fortunati, però stamattina faceva freddo, pioveva e niente, siamo andati all'alba fuori, io, Justine e un altro ragazzo, un amico, e siamo andati a fare il bagno nel mare, acqua fredda, ma a questo punto magari potrei dire che questo è tutto grullo. Come si dice a Firenze, sei pazzo, però fa davvero veramente benissimo perché visto terapia con l'acqua fredda del ghiaccio, con l'acqua fredda fa veramente bene, fa bene al metabolismo, fa bene ai nostri muscoli, fa bene alla salute mentale, fa bene con la respirazione, quindi lo dicono tanti coach e tante persone, soprattutto Wim Hof, non so se l'avete sentito, però col suo metodo Wim. Comunque sì, fa veramente bene, proprio ti sveglia completamente. È un'esperienza, poi non l'avevo mai fatto, dico la verità, fare il bagno a fine ottobre, quando ho fatto la registrazione di questo video, mentre pioveva in Inghilterra, non l'avevo mai fatto, quindi questa è una cosa che sicuramente resterà con me e che mi ricorderò per sempre, perché alla fine, visto, è una cosa che non si dimentica, questo è per certo. Faceva, dico la verità, quando stai dentro l'acqua fredda o comunque il ghiaccio così, un pochino è come se appunto ti tirassero la pelle, insomma ti stessero grattando la pelle, senti appunto, insomma, una sensazione molto strana e poi esci dall'acqua, sei tutto praticamente rosso, chiaramente. Però comunque gran bella esperienza che abbiamo fatto stamattina, scusate. C'ho la batteria qua scarica, però ci si fa tranquillamente. Comunque, volevo far vedere la nostra cameretta qui in Cornovaglia. Vi ho fatto vedere la spiaggia dove siamo andati. L'altro giorno vi ho fatto vedere la spiaggia dove siamo andati e lì dove stamattina abbiamo fatto il bagno. Poi vi ho fatto vedere il giorno di riposo la costa a St. Ives. Siamo andati tutti sulla costa. Scusate, era la costa orientale, non o la costa occidentale, scusate, era la costa occidentale, non la costa orientale come ho detto ieri, quindi costa occidentale dell'Inghilterra, davvero gran bella parte del mondo, di verità, bello, quindi ci siamo divertiti, siamo stati veramente bene e niente, anche quei posti, non so se hai visto tutta la costa, tutto il mare, bello davvero. Comunque, oggi riniziamo, abbiamo l'allenamento classico, proprio come allenamento classico facciamo la coroutine. Andiamo chiaramente a allenare l'addome e oggi, dato che chiaramente visto la nuova settimana si aggiunge sempre un esercizio, andiamo ad aggiungere un nuovo esercizio che è il leg raises. Leg raises, ok, che vi farò vedere. Oggi facciamo 15 ripetizioni per esercizio. Un round soltanto, quindi da adesso sono 5 esercizi. Questa settimana sono 5 esercizi per l'addome. Come vi ricordate, mountain climbers, Russian twist, crunches, reverse crunches e ora leg raises, che vi farò vedere tutti insieme, ok? Dopodiché faremo l'allenamento classico con il mountain climbers di nuovo, frog legs, high knees, bar kicks and burpees. 3 round, ok? Molto dinamico come sempre, però prima di fare tutto ciò facciamo il nostro riscaldamento dinamico. Quindi mettiamoci in posizione. Scusate, hai visto il disabile, come ho detto, però sono messo anche la maglia, qua adesso è messa, le mutande sono messe, quindi non mi volevo mettere altre cose addosso, altrimenti mi alzavo un'altra volta. E poi ho detto, prima di fare la doccia, bene, sono tutto lo sveglio, ho pimpante, voglio fare un workout con i ragazzi. Ok, quindi andiamo a fare la rotazione delle braccia, 10 rotazioni delle braccia in avanti, 10 all'indietro, mi raccomando, respiriamo sempre dal naso, espiriamo dalla bocca, dal diaframma e dallo stomaco, mai dal petto, veramente molto importante, ok? Fate 10 e ora inizio. Poi com'è il tempo qui in Inghilterra? Prima pioveva stamattina, freddo, adesso c'è il sole, niente, sembra anche più calduccino. È così, in Inghilterra
Se sei meteoropatico, purtroppo non è per te, che in Inghilterra davvero può cambiare a così e cos'ha. Puoi avere 4 stagioni in un giorno solo, come si dice qui, come dico io. Adesso simultaneamente andiamo all'esterno con i piedi in alto, le mani, facciamo il nostro classico jumping jack, ok? Se è troppo difficile, andiamo un passo verso sinistra e poi in su con le mani, un passo verso destra e in su con le mani, ok? Se questo è troppo facile, andiamo a metà strada e torniamo indietro. Molto, 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 molto semplice, ok? 15 ripetizioni, scusate, 3, 2, 1, andiamo, 15, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Ok, jumping jack che abbiamo fatto, adesso andiamo a fare l'high knees, classico, le braccia a una velocità, ginocchia contro il petto, più veloce possibile, andiamo a fare l'high knees, andiamo in 3, 2, 1, andiamo ai knees, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Non mi scusate se non mi fate la modifica della knees, l'ho fatta tante volte, sono sicuro che l'hai ricordato, però a questo punto dell'allenamento o del programma sono sicuro che riuscite a fare la knees in questa maniera. Adesso facciamo il back X, quindi andiamo a il talone va a colpire il gluteo, busto bello retto, 90 gradi con i gomiti. Andiamo, ok, verso il gluteo. Se lo volete fare un pochino più facile, più lentamente, ok? Andiamo in 3, 2, 1, andiamo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ci siamo. Ma che abbiamo fatto? Adesso andiamo a fare l'ultimo, che è quello più difficile, però è quello più efficace, ok? Come sempre, adesso, più sono difficili le cose, più sono efficaci di solito. Adesso, piano piano con i piedi, andiamo a livello delle spalle, andiamo leggermente a piegare le ginocchia, piccoli passetti verso il tall plank, ok? Andiamo a tonificare l'addome, non verso il basso, non verso l'alto, bella linea dritta, ok? Dalle spalle fino ai piedi, tall plank e piano piano, piccoli passetti, andiamo in piedi nuovo, inchworm, ok? Piccoli passetti giù e piccoli passetti, questo è il secondo. Senti giù e piccoli pacchetti giù, questo è il terzo, andiamo giù e questo è il quarto, andiamo giù e questo è il quinto e questo è il sesto, andiamo ragazzi andiamo e questo è il settimo, altri tre, questo è l'ottavo. E questo è il nono. E questo è il decimo, ok? Warm up è stato fatto. Belli, spero che siate belli caldi adesso. Io sono molto più caldo, visto che siamo andati a prevenire gli infortuni, incrementare il battito cardiaco, molto importante. Adesso vi faccio vedere gli esercizi. Oggi 15 ripetizioni per esercizio, ok? Andiamo, braccio sotto le spalle, ginocchia verso il petto, più veloce possibile. Andiamo a fare il classic mountain climbers, ok? Se è troppo difficile andiamo più lentamente. Classico, ok? Prossimo andiamo a fare il Russian twist. Andiamo sul pavimento, 90 gradi sulle gambe, 45 gradi al torso, braccia distese davanti a noi, andiamo verso sinistra, su e verso destra, su e verso sinistra, ok? Ne facciamo 15 e 15. Prossimo 90 gradi sulle ginocchia un'altra volta, anche il cestino. Andiamo con le mani dietro le orecchie, ok? Il gomito sulla stessa linea delle orecchie. Inaliamo e espiriamo. Inaliamo e espiriamo. Inaliamo e espiriamo. Inaliamo e espiriamo, ok? Questo è il classico crunch, molto 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 classico. Adesso andiamo a fare il reverse crunch, ok? Ginocchia contro il petto, sempre a 90 gradi, ok? Andiamo, ginocchia verso il petto, piano piano giù senza toccare il pavimento. Up. Giù senza toccare il pavimento. Questo è il reverse crunch, ok? Se lo volete fare un po' più facile, potete fare questo. Giù, tocchiamo il pavimento. Giù, tocchiamo il pavimento. Cercare di farlo però senza toccare il pavimento, è molto molto importante. E l'ultimo esercizio, come vi dicevo, oggi raggiungiamo, è il leg raises. Quindi andiamo a distendere le gambe e le braccia. Andiamo su a 90 gradi, ok? Non più 90 gradi, altrimenti andiamo a riposare l'addome. Quindi 90 gradi, sempre così. Piano piano verso il basso,
1, 2, 3 centimetri senza toccare il pavimento e ritorniamo verso l'alto. Giù e andiamo verso l'alto. Se è troppo difficile, pieghiamo le ginocchia, andiamo giù verso il basso e verso l'alto 90 gradi. Simile a quello che abbiamo fatto prima, se piegate le ginocchia, però è diverso il leg raise, ok? Andiamo a fare 15 ripetizioni per esercizio, ok? E poi andiamo a fare late workout, la intensity, alta intensità, ok? Andiamo in 3, andiamo in 2, andiamo in 1, andiamo mountain climbers. E 1, 2, 3, 4, 5, e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Prima l'abbiamo fatto, adesso andiamo a fare il Russian twist. 3, 2, 1, andiamo. Su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok, adesso andiamo a fare il crunch. Andiamo in 3, 2, 1, 15, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ma fate il crunch, adesso dobbiamo fare il reverse crunch, che è in ginocchio 90 gradi, verso le ginocchia, verso il petto, senza toccare il pavimento. 3, 2, 1, andiamo. E 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. L'ultimo, leg raises, ok? Leg raises, andiamo a distendere le gambe, braccia dalle parti, 3, 2, 1, andiamo leg raises, e 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manca altre 4, ne mancano altri 3, 2, 1 e ci siamo. Ok, la core routine l'abbiamo fatta, adesso andremo a fare late workout, la intensity, ok? Vado a prendere il cronometro e facciamo il bacheco, ok? Ora vi farò vedere gli esercizi classici, ok? Li abbiamo fatti tante volte, però ve le faccio vedere sempre, ok? Primo, rifacciamo 30 secondi il mountain climber, quindi braccio sotto le spalle, ginocchio verso il petto, più veloce possibile, questo è il mountain climber, ok? Il prossimo è il frog legs, questa volta io farò quello, un passo alla volta, ve lo farò vedere adesso, perché hai visto, se faccio tanti salti, poi devo fare una fusione al piano di sotto, non è bello, anche perché sto condividendo questo appartamento con i genitori Justin, con la sua sorella, con il marito della sua sorella e la bambina, quindi, insomma, chiaramente voglio rispettare un po' tutti, cioè voglio rispettare tutti, è giusto che sia così. Ok, quindi braccia sotto le spalle, mani sotto le spalle, dal top plank andiamo, saltiamo e atterriamo accanto alle mani. Questo è il frog legs, ok? Se è troppo difficile possiamo fare un passo alla volta. Passo per davanti e indietro, davanti e indietro, davanti e indietro. Se questo è troppo facile ma l'altro è troppo difficile possiamo andare a metà strada. Quindi facciamo un saltino a metà strada e ritorniamo, ok? Io farò adesso quello di un passo alla volta, come vi ho detto, altrimenti se salto tanto, chiaramente giù non è bello. Adesso poi, dopodiché, facciamo il classico high knees, ok? Le ginocchia verso il petto, con le braccia più veloci possibile. Questo è l'high knees. High knees.
Se è troppo difficile, andiamo a farlo un po' più lentamente, ok? Questo è il classico Lanese. E poi, dopodiché, facciamo il back X, esattamente come ho fatto nel riscaldamento, o Lanese back X. Stessa cosa, tallone va a colpire il gluteo, i gomiti sono a 90 gradi, busto eretto, e questo è il back X. L'ultimo, andiamo a fare il burpees. Burpees, vi faccio vedere tutte e tre le variazioni. Quindi, braccio sotto le spalle, salto indietro, c'è, petto a terra. Oh, togliamo adesso questo cestino perché altrimenti vanno a colpirlo. Testa a terra, in avanti e salto in alto. Questo è il burpees completo. Metà burpees è braccio sotto le gambe, salto indietro, salto in avanti e su. Se questo è troppo difficile, andiamo a fare a metà strada, cioè quello più facile. Quindi andiamo braccio sotto le spalle, passo indietro, passo indietro, passo in avanti e ritorno al punto di partenza. Io adesso farò il metà burpees perché se faccio tanto movimento, insomma, se vado colpetto a terra e mi muovo più velocemente faccio casino, faccio confusione e non è bello. Quindi oggi per me diciamo un po' più facile, però non è mai facile, visto che questi esercizi non sono mai facili, anche se le faccio le variazioni. Adesso andremo a fare il mountain climbers, quindi sono 15 minuti di allenamento e dopodiché faremo un po' di stretching, ok? Adesso prendiamoci in posizione per i mountain climbers. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo mountain climbers, andiamo 30 secondi, andiamo ragazzi, 15 minuti di esercizio e poi facciamo un po' rilassamento, stati stretching, stretching statico. Ragazzi, andiamo. Andiamo ragazzi, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo. Andiamo. Mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ok, 30 secondi di mountain climbers li abbiamo fatti, adesso andiamo a fare frog legs. Io come vi ho detto farò un passo alla volta, altrimenti se salto col frog legs faccio parecchio casino, spacco tutto, no, però faccio parecchio confusione, quindi è bene rispettare tutti quanti. Quando sono a casa mia o così tutto, lo farò completo come faccio sempre. Però adesso oggi è bene anche farvi vedere un'altra variazione. Andiamo in 5 secondi, 4, 3, 2, 1, andiamo quindi avanti. Mi raccomando, voi fate più difficile se potete. Io lo faccio perché a me non faccio confusione. Mi raccomando, avanti. Andiamo ragazzi, andiamo. Respiriamo sempre dal naso, non finirò mai di dirvelo, ve lo dico ogni sessione. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e torniamo in piedi. Ci prepariamo per il Lanese. Lanese. Questi esercizi a alta intensità sono veramente effettivi. Duri, ma sono veramente effettivi. Respiriamo adesso bene. Ok, respiriamo. Andiamo di nuovo in 5 secondi. 4, 3, 2, 1, andiamo, ok? Ainis, andiamo con l'Ainis. Oh, vado più lentamente, altrimenti muovo ogni cosa. Sto muovendo anche il telefono. Spero, visto con le vibrazioni, non sto andando veramente veloce perché, visto, è per rispetto, anche perché, visto, sennò qui faccio, muovo tutto, non è casa mia. 4, 3, 2, 1, cioè è casa mia per la vacanza, però visto non è casa mia che l'ho comprata, e quindi sempre bene fa conto avere un occhio di riguardo come sempre. Ma anche se fosse casa mia, cioè, tengo sempre un occhio di riguardo, quindi non voglio veramente tutte le vibrazioni, mi casca il tripod, mi casca il telefono e tutto, quindi faccio le cose per bene. È molto efficace, però faccio le cose per bene. Spiamo proprio profondamente. E adesso andiamo a fare in 5 secondi il back X. 4, 3, 2, 1, andiamo back X. Andiamo. Respiriamo sempre bene, ok? Respiriamo bene. Questi non sono, sono veramente difficili una volta, stile vittoriano, quindi visto, si trema tutto, sento tutti i rumori, però non mi sentono tanto di sotto. 4, 3, 2, 1 e ci siamo.
Adesso l'ultimo burpees, io farò metà burpee, altrimenti spacco tutto. E poi il primo round è finito, come vedete ragazzi. Fa veramente bene, soprattutto per aver fatto il bagno in mare, così per fare. Sto veramente bene, si sta veramente bene. Ok, ripartiamo di nuovo in 5 secondi. 4, 3, 2, 1, andiamo burpees. Su, su, giù, avanti, passo avanti, e giù, salto indietro, salto in avanti, e su, giù, salto in avanti, salto indietro, e su, giù, avanti, indietro, giù, indietro, in avanti, su, giù, indietro, avanti, e su, avanti, e su, giù, avanti, indietro, e su. Perfetto, abbiamo fatto i burpees, metà burpees. Per me, voi cercate di spingervi sempre, che se potete fare full burpees con il, il petto a terra, meglio. E io ora ci rimettiamo sul pavimento, in posizione. Il primo round l'abbiamo fatto, adesso andiamo a fare il secondo round. Ripartiamo sempre con i mountain climbers. Andiamo in 5 secondi. 4, 3, 2, 1, andiamo mountain climbers. Andiamo, andiamo ragazzi, andiamo, non ci fermiamo mai. Scusate se fa un c'è diversa roba nel mezzo, visto la cameretta, dividerò Justin, poi Justin, cioè, quando porta la roba in vacanza, porta tutta la casa. E che ci vuol fare? Così. Andiamo, 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 non ci fermiamo. 5 secondi rimasti. 4, 3, 2, 1, e ci siamo. Avanti, mountain climbers, primo esercizio del secondo round. Ispiriamo, ok, ispiriamo profondamente. Ispiriamo profondamente sempre. Andiamo. Ritorniamo in 5 secondi, ok? 4, 3, 2, 1, andiamo pro legs. 1. E uno, uno e due, uno e tre, uno, quattro, uno, cinque, uno, sei, uno, sette, uno, otto, uno, nove, uno, dieci, arrivo a 12, 11, 12, facciamo le 13 e 13. Ok, 30 secondi, adesso faremo l'anis. Io, come vedete, non è che vado velocissimo, anche se vorrei, perché se no faccio tremare tutto, le vibrazioni poi faranno la scheda del telefono visto il pavimento, e non voglio. Ispiriamo sempre al naso. Scusate ancora gli spiriti disabili, però io sono in casa, poi non vergogno mai in una via. 3, 2, 1, andiamo. Andiamo, 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 fammi un po' di rumore, si fa meno rumore. Respiriamo sempre bene, ok ragazzi, non ci fermiamo. Andiamo ragazzi, ne mancano soltanto 5 secondi. 4, 3, 2, 1, ci siamo. Ok, abbiamo fatto la knees, adesso andiamo a fare il back kicks. Siamo a metà strada ragazzi, 7 minuti e mezzo, siamo a metà strada, stiamo andando veramente bene, complimenti, complimenti per arrivare fin qua, perché non è assolutamente facile, però come vedete è molto effettivo e cambia la vita, cambia davvero la vita, complimenti. Siamo al giorno, già al giorno 15 del secondo segmento, quindi pensate che quanto lavoro abbiamo fatto. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, andiamo back kicks, andiamo back kicks. Andiamo ragazzi, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, non ci fermiamo, non ci fermiamo, non ci fermiamo. 5 secondi rimasti, 4, 3, 2, 1. E ci siamo.
l'ultimo burpees, metà burpee per me, e finiamo anche il secondo round. Complimenti ragazzi, guarda bellezza, viene fuori anche un pochino di sole, non so se vedete la finestra, c'è, visto, c'è tutto il mare, tutte le barche, veramente veramente un gran bel posto. Se ce la fate un giorno a venire qui in Cornovaglia, che è un gran bel lavoro, gran bel lavoro. 5, 4, 3, 2, 1 e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 metà burpees, non male. Di solito faccio 10 burpees in 30 secondi, quello petto a terra. Però adesso oggi la velocità non è la stessa, perché altrimenti faccio troppa confusione. Visto anche ho metà burpees, quanta confusione faccio. Come dicevo, se avete la possibilità, magari un giorno venite in Cornovaglia, controllate il tempo, un meteorologio, perché visto, qui quando piove non è che puoi fare tante ore, però veramente veramente è un gran bel posto. Andiamo di nuovo in 5 secondi di mountain climbers, l'ultimo round, 5 minuti rimasti, 4, 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi. Andiamo ragazzi, non ci fermiamo. Andiamo. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. 4 esercizi rimasti, 4 minuti, neanche 4 minuti. Frog legs, high knees, back kicks, burpees. Abbiamo finito anche il giorno 15. Facciamo un po' di static stretching, stretching statico. Complimenti. Molto molto importante farmi vedere anche questa parte di me, visto. Mi piace andare in vacanze, mi piace viaggiare il mondo, vedere nuove persone, nuovi posti, imparare sempre di più cose in tutti i posti, quindi molto importante. Io faccio diversi video anche qui in vacanza. Ok? 4, 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi, andiamo. E questo è il terzo. 4 e 5, andiamo ragazzi. Questo è il mio sesto. E il settimo. Ottavo, nono, decimo, undicesimo, andiamo ragazzi, 12, 13 e 14. Prima ne avevo fatti 13, ora 14, quindi tutta la competizione contro me stesso. Vedi, mi sono migliorato di uno, tutta la competizione contro me stesso. Fate la stessa cosa, non è una competizione contro me, è contro voi stessi, sempre migliorarvi. Comunque vi dicevo, io voglio far vedere anche questa parte di me, chiaramente va in vacanza, che viaggia il mondo, sì, quindi molto importante, faccio gli allenamenti qui quando sono in vacanza, nella stanza che abbiamo, visto sulla spiaggia, faccio vedere le cose quando è il giorno di riposo, perché questo è quello che sono, mi piace far vedere chi sono veramente. 3, 2, 1, andiamo a inizio. Anche il gabbiano. Ragazzi, andiamo. Non manca tanto ragazzi, non manca tanto. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Due esercizi, back kicks, AN e burpee, ci siamo. Magari voi vi domandate, questo in vacanza, invece quanto rilassarsi, sta lì, mangiare, di là, sì, mangio, sto bene, mi rilasso, faccio cose, però per me è molto importante anche l'aspetto fisico, l'aspetto dell'allenamento, perché mi fa, insomma, mi aiuta proprio, è nella mia routine. Quindi dato che almeno, anche se quando non stessi qui registrando, mi alleno lo stesso, anche quando ogni altri giorni, sono stato qui una settimana, non ho registrato tutti i giorni, però mi sono allenato sempre, ho fatto i miei allenamenti sempre. Quindi andiamo in 3, 2, 1, andiamo. No, ragazzi, non tanto, non rimane tanto. Faccio un pochino, sì, da una parte, dall'altra faccio anche la giravolta. Andiamo ragazzi, 3, 2.
2, 1, burpees, burpees, l'ultimo esercizio e abbiamo finito anche il giorno 15. Come dicevo, visto, per me fitness con gli esercizi è parte di chi sono, parte della mia routine, quindi indipendentemente da dove sono nel mondo, cosa faccio, vacanza, non vacanza, lavoro, non mi interessa, questa è parte di chi sono, quindi lo voglio fare. Mi alzo presto la mattina, alle 5 mi sono alzato, qui 3-4 volte mi sono alzato e l'ho fatto, sono stato la mattina, mi sono fatto i miei esercizi, non ho fatto la registrazione perché alle 5 della mattina ho visto, fa confusione, la mia meditazione, la mia lettura, sempre, perché quello mi fa stare bene. Andiamo, ok, 11 burpees per me, 3, 2, 1, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, abbiamo finito. Stoppiamo il cronometro. Complimenti, fatemi un gran bel applauso. Giorno 15 è stato fatto, ragazzi. Adesso facciamo un pochino di stretching statico, che è molto molto importante. Non neglettiamo questa parte dell'esercizio perché è veramente importante. Non la saltiamo mai. Andiamo due volte il livello, le spalle con i piedi. Mano sinistra va sulla coscia sinistra, mano destra va sulla testa, side bend. Spiamo dal naso, spiamo dalla bocca. Piano, andiamo dall'altra parte, quindi mano destra va sulla coscia destra, mano sinistra va sulla testa. Sempre al naso, espiriamo dal naso sempre e piano piano risaliamo al punto di partenza. Ok, adesso piano piano la mano destra va a prendere la caviglia destra, guardiamo fisso un punto, ginocchia sono insieme, andiamo a fare il quadriceps stretch. Se vi serve un po' più di bilanciamento, potete portare il braccio in alto che è all'altezza delle spalle, potete mettere la mano sul bacino oppure potete andare contro una parete, potete piegare le dita dell'altro piede. Questo previene lui previene da non andare in avanti, quindi restare sempre sul posto e piano piano andiamo a rilasciare. Adesso mano sinistra va a prendere la via sinistra, stiamo insieme, ok? Mi raccomando, bilanciamento, flessibilità e mobilità sono importanti come la forza, non di più. La maggior parte delle nostre attività quotidiane usiamo molta mobilità, molta flessibilità, queste cose qui, molto più la forza. Forza è importante, ma usiamo questo molto molto più. Quindi queste cose sono molto importanti. Andiamo a rilasciare, ok? Adesso piano piano, dal bacino, mai dalle spalle, andiamo verso il basso. Andiamo a fare lo standing forward bend. C'è anche il gappiano. Bellezza. Piano piano andiamo a fare piccoli passetti verso il tuo plank, esattamente come abbiamo fatto prima. Andiamo a fare posa di transizione, il plank, per qualche secondo. Quando siamo pronti andiamo verso il basso, andiamo a fare pressione sulle mani, upward facing dog. Urdhva Mukha Svanasana, ok? Andiamo a strecciare la parte lombare, il petto, le spalle, respiriamo bene. Ok, se volete rendere più difficile andiamo con le ginocchia verso l'alto e non tocchiamo il pavimento le ginocchia e lo rendiamo più difficile, andiamo a sentire molto più pressione sulla parte lombare. Quando siamo pronti andiamo con il bacino verso il soffitto o verso il cielo se siete all'esterno, andiamo a fare piccoli passi con le ginocchia, troviamo la posizione, formiamo una via all'incontrario, una vuota all'incontrario e andiamo a fare il downward facing dog.
siamo pronti, andiamo a piegare piano piano le ginocchia vanno a livello delle spalle, il sedere va contro i talloni, andiamo a stendere le braccia, la fronte è a terra, andiamo a fare la posa del bambino child pose, rilassiamoci. Piano piano ritorniamo verso l'alto, non troppo veloce altrimenti potresti far venire le vertigini. E complimenti, giorno 15 l'abbiamo fatto, complimenti, abbiamo fatto anche questo allenamento in Cornovaglia insieme nel nostro appartamentino. Sono veramente 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 felice di avervi fatto vedere anche questo tratto di me, visto che sono in vacanza, mi alleno anche quando sono in vacanza, faccio la mia stessa routine anche in vacanza. Sì, dico la verità, ho mangiato di più, ho fatto cose magari non proprio quando faccio routine, visto quando sei in vacanza, visto, ci scappa come a tutti, appunto, visto, vai in posti nuovi, vuoi provare cose nuove, appunto, qui c'è il Cornish pasti, che è può essere dolce, può essere salato, è appunto un panino, sì, una specie di panino, fatto con pasta sfoglia, molto molto croccante, molto molto spessa, all'interno ci puoi mettere di solito quello vegetariano, che prendo per me è formaggio, cipolla, e all'interno ci mettono anche le patate, non lo dicono, però è fatto con patate, e altrimenti puoi farlo con molto famoso è quello con la carne, insomma con la carne e con le patate, altrimenti puoi farlo con l'agnello. Ieri ne ho preso uno che c'era mela e susina, black currant, sì, mela tipo e susina, così all'interno, quindi bello caldo, buono. E queste sono cose appunto a Londra non le mangi, quindi capito, quindi mangi chiaramente in vacanza con le tradizioni e tutto, però chiaramente mi tengo sempre, mi guardo sempre, faccio i miei allenamenti, ho fatto tante camminate, perché sto in Cornovaglia, vuoi appunto vedere, quando sono in vacanza faccio sempre tante camminate, perché il miglior modo di vedere una città o vedere i posti è a piedi, perché se uno va in metropolitane o va in qualsiasi altro mezzo di trasporto, alla fine magari può mancare diverse cose di quella città o di quel posto, capito? Quindi per me è molto importante fare diverse cose anche a piedi. Siamo andati in macchina ovviamente per girellare, però molte molte cose le abbiamo fatte a piedi, perché è bello 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 vedere il po', a noi piace, a me piace, è molto importante, una gran bella forma anche di attività fisica, come dico sempre, fa benissimo, mindful meditation, soprattutto in natura, mindful meditation, attenzione propria nei particolari. Quindi sì, come ho detto, questo sono io anche in vacanza, così, visto, ho fatto 2-3 video anche qui in vacanza, perché lo volevo fare, perché mi voglio allenare, anche se non l'ho fatto tutti i giorni, mi sono allenato tutti i giorni, ho fatto cose tutti i giorni, ho camminato, ho yoga, ho HIIT, ho fatto, un allenamento anche al parco dei bimbi, un allenamento all'esterno, che sono fatto pull-ups, chin-ups, ho fatto back lever, ho fatto la bandiera, tutte queste cosette qua. E visto, dove vai, fa molto il fitness proprio da tutte le parti. Siamo visto qui con la sorella Giustina, suo marito e la bambina, siamo andati fa molto in un playground, in un giardinetto, dove ci sono le giostrelle, dove ci sono tutti i giochi per bambini. E lì, visto, mi sono messo lì, c'erano le barre, c'era anche l'altalena, mi sono aggrappato alla barra, mi sono cominciato a fare le pull-up, ho cominciato a fare diversi esercizi, visto. Così basta fare l'immaginazione, essere creativi e puoi allenarti dove ti pare alla fine. Quindi è molto molto importante far venire questo aspetto, che non serve chissà cosa, non serve fare una gym con tutti gli attrezzature o così di qua. Io dovevo arrivare anche qui, adesso non ci abbiamo niente, ci siamo allenati molto efficacemente e andiamo veramente a rilasciare molte endorfine. E questi allenamenti, come vi ho detto anche precedentemente dal libro che ho studiato e dagli scienziati, è uno dei migliori veramente per la longevità, per rilasciare le endorfine, per la felicità e tante tante altre cose. Anche io, per esempio, la verità è da quando ho 14 anni, quindi sono al momento 15 anni che mi alleno, e all'inizio facevo powerlifting,
bodybuilding, tutto questo qui con i pesi, visto che ero molto, molto magari anche più grosso. E poi dopo piano piano capisci quanto quello funziona meglio per te. Poi sono entrato dentro yoga, dentro CrossFit, dentro Pilates, dentro Calisthenics e piano piano capisci. Adesso faccio un po', chiaramente un mixo, metto un po' tutto nel mio allenamento, però capisci quali sono gli elementi, quelli quanto più efficaci. Per esempio, soprattutto per perdere peso e chiaramente per rilasciare l'endorfina e per anche una questione tempistica, l'HIIT workout, l'allenamento ad alta intensità che stiamo facendo adesso è quello migliore, e quello parlano anche tutti i migliori. Però visto, ognuno nella vita poi dopo trova il suo percorso, quello che piace di più. Io per esempio adesso mi trovo quanto meglio a fare allenamento a peso libero, calisthenics, fare yoga, fare anche allenamenti con i pesi, però farlo magari 2 o 3 volte alla settimana, mentre fare calisthenics, yoga così lo faccio quasi tutti i giorni, quindi molto 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 importante per me. Cioè, amici, quando si riposa? Sì, mi riposo, quando c'ho uno o due giornetti che mi prendo riposo, in quei giornetti faccio un pochino di yoga, che fa molto, e faccio un pochino di corpo libero, un po' di flessione così, che per me è riposo, magari per altri non è proprio, per me è riposo. Voglio sempre tenermi attivo perché mi aiuta molto, soprattutto a livello mentale, soprattutto lo uso per il livello mentale. Comunque, complimenti, complimenti, abbiamo finito giorno 15 e niente, vi auguro un buon resto di giornata e ci vediamo domani per giorno 16. Upper body, quindi servono i manubri, preparati. Ciao ciao!